de pneumatologie, de fructuri, de Spiritul Sfânt. La grație la Dumnezeu și de nostru Padre, de Sfântul nostru Iisus Hristos, iată-i voi, de Părintele Sfântului. Hristos Iisus, prosentul maestru de Sfântulăție, fatul nostru Sfântul, iată-i vostra să-i răși în mila participarea la sua mensă, terestre de mintele din vostru Domnul, e de-a mâncă pe Domnul, de-i vostru Ficat.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarlo. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne rostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete sarà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice e la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, vi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto impuro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non siete tutti puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Domenica per una celebrazione solenne per quello che ci è concesso di vivere in questo anno, in questo 2020, così come abbiamo vissuto noi in questo tempo. Abbiamo aperto la Settimana Santa con la commemorazione di Gesù, l'ingresso a Gerusalemme, e poi con l'inizio della sua opera. Giovanni nel suo Vangelo ha diviso questo ultimo momento con il momento dell'ora, dopo il momento dei segni, il momento dell'ora. Perché? Perché all'inizio dei segni Gesù aveva detto a Maria, la nunziata, donna, non è ancora giunta la mia ora. Invece qui abbiamo celebrato l'inizio dell'ora, l'inizio in cui lui cominciava il suo tempo di abbassamento, come abbiamo ricordato nella Domenica delle Palme, di umiliazione. Da ricco che era, da Dio che era, si è fatto povero, è venuto in mezzo a noi, ha assunto tutto dell'uomo tranne il peccato. Ed ecco che inizia il suo cammino di passione. Il Giovedì Santo, in apertura, come dicevo all'inizio, di questo tempo che ci accompagna, sono tre giorni, il Trigo Pasquale, ci accompagna alla risurrezione di Gesù, un giorno molto solenne. Perché? Perché Gesù vive un momento veramente clou della sua vita terrena insieme agli Apostoli, momento, potremmo dire, della consegna del Testamento. Cosa vuole consegnare agli Apostoli? Vuole consegnare qualcosa di tanto caro a lui, ma soprattutto di caro al Padre, perché lui tutto quello che consegna lo prende dal Padre, il Padre che mi dà quello che devo consegnare e che mi dice quello che deve dire, ma le accuse dei giudei, lui così rispondeva. E consegna qui
la sua persona che deve rimanere per sempre nella storia del mondo, fino alla fine dei tempi. Ed ecco il dono dell'Eucaristia, il suo corpo e il suo sangue, in due simboli, che è una liturgia, questa, quella di domani, il lunedì santo, quella del sabato santo, piena di simboli. E i simboli non ci sono per fare coreografia, per fare scena, ma servono a Gesù proprio per darci dei messaggi forti. Il messaggio del pane e del vino, transustanziali, con lo Spirito Santo diventano il suo corpo e il suo sangue. E ciò che anche lui è venuto a fare, dare la sua vita per la salvezza del mondo. Dio ha tanto amato il mondo, ci ricorda sempre Giovanni nel suo Vangelo, da dare il suo figlio di genito fino alla morte e alla morte di croce. E quindi ecco il dono dell'Eucaristia, il dono poi del servizio. Diceva San Giovanni Paolo II nell'Ecclesia dell'Eucaristia, nella sua enciclica, diceva: la liturgia del Giovedì Santo, noi tutti quanti aspetteremo il Vangelo preso da un evangelista che racconta il momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Invece abbiamo visto come no, l'Eucaristia ci viene ricordata a San Paolo nella seconda lettura, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Vangelo ci parla del servizio, perché qui Gesù comunica il suo essere comunione e servizio. Comunione e servizio. Quindi l'Eucaristia è come comunione piena con lui e con il Padre. Il servizio. Abbiamo visto come intende Gesù il servizio. Qui abbiamo i simboli. La brocca dell'acqua, catino, per che cosa? Per lavare i piedi. Gesù, attraverso questi simboli, di alzarsi dal tavolo, di cingersi con una lavana e inginocchiarsi davanti ai suoi apostoli, dà questo messaggio molto forte di servizio all'umanità. Perché? Perché Pietro, infatti, che non aveva capito, sappiamo bene come Pietro varie volte vuole brillare la sua presenza nell'attirarsi l'attenzione, e poi cade nella sua materialità, nella sua espressione terrena. E qui dice: Signore, io non mi farò mai lavare i piedi da te. Perché chi lavava i piedi era lo schiavo, non era il padrone. E qui, in questo caso, Gesù si mette al livello dello schiavo, del servo, che lava i piedi a tutti coloro che hanno fatto una strada, che hanno fatto un percorso, che hanno i piedi impolverati dalle strade del tempo. E così è Gesù. Lavati i piedi ai suoi apostoli, si alza e dice: mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Dice: ma ora dovete fare quello che io ho fatto a voi. Come io ho lavato i piedi a voi, voi lavate ai vostri. Segnale molto forte della vocazione dell'uomo. E io vorrei spostare un po' questa vocazione in questo tempo di pandemia, in questo tempo difficile che stiamo vivendo, e tutti quanti lo stiamo vivendo, il mondo intero, della sofferenza, della malattia, nel dolore delle persone scomparse, nella preoccupazione del futuro, che cosa sarà, quando rientreremo nella vita ordinaria. E qui che cosa si è notato? Si è notato veramente una grande solidarietà di massa, tutti nella preoccupazione hanno cercato di dare il meglio per il bene di tutti. Io dicevo giorni fa, quando abbiamo appreso la notizia, che il nostro conterraneo ha messo a disposizione un software per leggere in 3 minuti un attacco polmonare. E ho detto: ma queste cose in tempi normali non sarebbe accaduto, perché è mio il software, è una cosa mia, e quindi c'ho l'esclusiva. Invece oggi stiamo lavorando tutti per curare, tutti per cercare di andare incontro, e questo in varie situazioni, lo sto vedendo anche nella carità, quasi una corsa alla generosità verso i fratelli che fanno fatica in questo tempo. Ecco, allora ognuno deve scoprire il suo essere servo dell'altro. Ma tutto questo che cosa? Del comandamento grande che lui ci ha lasciato. Ecco, allora
i momenti di questa liturgia del Giovedì Santo, l'Eucaristia, e quindi in conseguenza, perché lui alla fine di ogni consacrazione dice: fate questo in memoria di me, di conseguenza l'istituzione del sacerdozio, poi il servizio ed ecco il comandamento dell'amore fraterno, dell'amore vicendevole. E infatti fate tutto quello che io ho fatto a voi, fatelo ai vostri fratelli, amatevi l'uni gli altri come io ho amato voi. Il superamento della legge antica, l'amore lo troviamo già nell'Antico Testamento, qui lo ritroviamo in misura veramente elevata, perché come io ho fatto a voi, io ho fatto a voi, l'insegnamento che lui ci ha lasciato è un insegnamento di come metterci a disposizione degli altri. E la prima lettura ci diceva: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, il racconto della Pasqua ebraica. E proprio ricollegandoci ai giorni che stiamo vivendo, noi veramente l'augurio che ci vogliamo fare è che questa Pasqua, che è la Pasqua del Signore, possa segnare l'inizio di un tempo nuovo, di un tempo nuovo per ciascuno di noi, noi che dobbiamo ripartire da Pasqua con un cuore nuovo, uno spirito nuovo, con veramente uno stile nuovo, una vita nuova. E allora sarà una Pasqua che segna come dal zero Gesù che divide prima di Cristo e dopo Cristo, come sono stati vari momenti nel corso della storia del Cristo. Questa pandemia del 2020 deve lasciare questa traccia positiva, bella, di ricostruzione delle persone, di rinascita delle persone. Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Abbiamo dato abbondantemente, stiamo dando ancora i segni del sacrificio che sta costando questa esperienza. E infatti qui parla del sangue dell'agnello, ma sangue dell'agnello, il sangue andrete a segnare le porte, e io quando passerò vedo che state dentro, che state mangiando la Pasqua del Signore, e ci state preparando per con i fiancicini, i calzari pronti per salutare, per andare verso la terra della promessa, verso la terra nuova, la terra della libertà. L'augurio che vogliamo attingere da questa celebrazione, da questo Giovedì Santo. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita e ci accoglie nel cenacolo per la cena pasquale. Egli ci chiama amici e si mette a servirci. Rivolgiamoci a noi con umiltà e fiducia. Vediamo insieme e diciamo: Gesù, pane di vita, ascoltaci. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore Gesù, tu lavi i piedi ai discepoli e consegni il tuo corpo e il tuo sangue per la nostra salvezza e per quella del mondo intero. Donaci la grazia di rinnovare il miracolo dell'Eucaristia e della condivisione fraterna. Preghiamo. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore Gesù, guida e sostieni tutti i sacerdoti che ogni giorno celebrano nella messa il mistero del tuo corpo donato e del tuo sangue versato. Rendili santi e santificatori. Preghiamo. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore Gesù, nell'ultima cena hai pregato per l'unità dei discepoli. Raduna il tuo popolo nella Chiesa. Rendici testimoni di speranza e di pace per il bene nostro e di tutti gli uomini. Preghiamo. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti chiediamo che ogni uomo impari da te il compito del servizio. Scompaia ogni forma di egoismo e di orgoglio in famiglia, negli ambienti di lavoro e nella società.
vogliamo. Gesù, pane di vita, ascoltaci. È un mese che abbiamo sospeso le attività del nostro cammino di vita parrocchiale, che abbiamo sospeso anche le attività catechistiche. Sì, i catechisti ogni giorno fanno il proprio meglio per tenere contatti con i nostri ragazzi, i nostri fanciulli, ma questa sarebbe stata la data con i fanciulli della prima comunione, quando c'è un proprio comunione in maggio, in mezzo, la data per la loro presentazione alla comunità. Li vogliamo ricordare, vogliamo pregare per loro, perché questo tempo si è passato in vano, un tempo di vacanza dal catechismo, ma insieme con loro famiglie abbiamo potuto vivere e fare esperienza di vita familiare, dove si vive l'amore, dove si vive la presenza di Dio e diventa veramente catechesi domestica. Vediamo per questa intenzione. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore, che questa sera ti sei offerto a noi nell'Eucaristia, segno permanente del tuo sacrificio e della tua presenza. Rendici capaci del tuo amore per te e per i nostri fratelli, tu che viverai nei secoli dei secoli. Grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Onnipotente e Misericordioso.
sacerdote pieno di luce, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì l'intima di salvezza e comandò a noi di perpetuare la nostra vita memoria. Il suo corpo per noi immolato e il nostro cibo ci dà la forza, il suo sangue per noi versato e la bevanda che ci rendica da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia.
Dopo la cena, nello stesso modo, prese questo cruscio con la cena, e le sue mani s'allungarono nelle mani, ti rese grazie di quella preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato a voi e a voi in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la parola del Signore, proclamiamo la sua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tre ministri del tuo popolo santo celebriamo il memoriale della mia passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione del cielo, per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo la tua maestà divina, tra i doni che c'è, la vittima pura, santa e immacolata, Pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgici la nostra offerta, lo sguardo sereno e benigno, come è voluto accettare in nome di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre della fede, e l'operazione pura e santa di Melchisedeca, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio potente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sulla terra del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché sono tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la presenza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, oh Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con i segni della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte della comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felice, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Anastasia e tutti i santi. Ammettici al godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza e per il tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei santifichi sempre, fai vivere i nemici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. In forza del battesimo ci ricorda San Paolo, siamo stati abilitati a rivolgerci a Dio chiamandolo Abba, chiamandolo Papà, chiamandolo Padre. E con questa forza e con lo spirito che abita in noi che ci rivolgiamo, come stiamo facendo durante questo tempo, alla sua misericordia, alla sua onnipotenza, alla sua pienezza di Padre che ama e che non dimentica che gli accompagna e prende per mano, ci ricordiamo una volta, ci rivolgiamo a Lui. Padre nostro, che sei vicino, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci condurre alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace in questi giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la mia speranza e venga il nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace.
inviatemi un segno di pace. E continuiamo a ricordarci questa vocazione, questa chiamata a essere operatori di pace, essere segni di pace. Diciamoci ancora una volta nelle nostre famiglie, qui nella nostra celebrazione. Pace a voi. Amen.
risurrezione, perché c'è la continuazione poi della trazione all'altare della risurrezione. Ma una semplice condizione per fare tutto questo, abbiamo soltanto lasciato questo segno, l'altare spoglio, perché non c'è più l'Eucaristia, domani non abbiamo l'Eucaristia. Avremo l'Eucaristia della Pasqua della Vendita e quindi della Pasqua della risurrezione sabato sera. E quindi domani sappiamo che dopo l'ultima cena Gesù va al Porto dei Pulini, dove prega il Padre, perché il Padre, vedendo addirittura nella grande sofferenza, Padre passi dal nostro calcio, ma sia fatta non la mia ma la tua volontà, e sta lì con gli apostoli che fanno fatica a vegliare, e poi inizia la sua passione insomma, dopo il tradimento, il giudizio della parte di tribunali, e che vivremo domani nella giornata nel pomeriggio. Domani avremo la commemorazione della passione della morte di Gesù e poi la Via Crucis, la Via Crucis. Non abbiamo quest'anno, in questa circostanza, la processione con il Cristo morto, ma l'avremo quando le indicazioni saranno più chiare, probabilmente a fine estate, così almeno i vescovi si stanno orientando per vivere questo momento di, anche di gratitudine al Signore, se usciamo fuori da questo momento difficile. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo.